Buonasera, Trip TV, il notiziario di oggi, che è un giovedì 2 marzo 2017. Quindi le notizie del giorno quali sono? Intanto si cerca il trolley della turista scomparsa, quindi adesso si cerca lei lì, la turista 36enne di origini cinesi, di professione wedding planner, cioè una che organizza matrimoni, che non risulta mai sbarcata. Comunque, il trolley si va alla ricerca di questo pezzo di reperto ormai scientifico. Poi Leopardo sul PD e sulla scissione, controscissione, soprattutto ha fatto scalpore che non c'è nessuno che è rimasto con D'Alema, qui c'erano tanti d'alemiani. Comunque, resta il fatto, lui dice, l'importante è che sia arrivata una bella segnale unito, una direzione allargata che si è svolta martedì. Questa è l'analisi del consigliere, del segretario Enrico Leopardo, per la tenuta del partito, che invece a livello nazionale sta vivendo la scissione pericolosa e dolorosa. A preoccupare invece la corsa del tesseramento, su cui Leopardo assicura saranno fatte le verifiche e che lui stesso cerca di minimizzare. Torre Sud, l'onorevole Marta Grande del Movimento 5 Stelle dice: chiarire il futuro dei lavoratori in esubero. E qui continuiamo a parlare di esuberi. Vediamo se la cosa verrà chiarita. Resta il capo che questa centrale ha pochi anni ancora di vita, così come credo che pochi anni, mesi di vita abbiano i pullman di Civitavecchia, perché la Cibarrata è sempre ferma, fa un giorno sì e quattro no. Io quello che dico, capisco che gli autobus sono rotti, capisco che, perché però sempre la C, la D e la E hanno dei problemi, e la Cibarrata soprattutto. Non lo sappiamo. Poi l'assessore Perrone per AEC ci dice aumentare, concedere maggior numero di ore al personale di Ippocrate e allo stesso tempo fornire servizi alla cittadinanza. Questo è il risultato della riunione che si è svolta ieri pomeriggio al Comune, presente all'assessore, del liquidatore Bizzarri e delle seghe sindacali di AEC, assistenti educativi e culturali. Nei mesi passati, anche sotto il Comune a protestare, i sindacati e i lavoratori hanno fatto alcune richieste che, dopo i dovuti approfondimenti, hanno fornito alcune risposte. Preoccupate anche le lavoratrici di Helios, perché sta partendo la nuova società SGM Scala Enterprise, che però non rassicura, anzi, dalle prime notizie che si hanno, sembra che questa società abbia avuto dei problemi proprio con le lavoratrici alla Spezia e in altre parti d'Italia, e quindi questo già è un altro problema. Poi oggi la fogna a cielo aperto sta al comitato a Boccelle, sotto il ponte pericolante a Boccelle, uno scarico fognario che sta lì senza problemi. E poi ricordiamo che domani e venerdì è gioca in anticipo la pallanuoto. Lasciamo l'ultimo siparietto per la notizia di altri 200.000 euro che sono assegnati senza giusta causa da parte del sindaco Cozzolino e dei suoi, che senza consiglio comunale, senza giunta, senza niente, si permettono di anticipare 200.000 euro alla gnuco del dottor Francesco De Leva, che, come ha detto lui quando si è insediato, io non sono nulla finché non chiudono le partecipate e poi può entrare in vigore questa nuova cosa. Le partecipate per chiudere devono aspettare almeno il concordato e poi sapere che ci sarà il 5 maggio, cioè giorno famoso. E il 5 maggio si potrà sapere quante, come e perché delle ditte che devono avere i soldi, cioè i famosi creditori, hanno accettato il concordato, perché se non lo accettano almeno il 51%, fallisce tutto e finisce tutto. Quindi questa gnuco, che è soprattutto in un momento di crisi e di ristrettezze, come possiamo anticiparsi questi 200.000 euro? Che ce l'ha donati qualcuno o ce li mette di tasca qualcuno? Caro sindaco, veda un po' lei, perché qui stiamo, la famosa trasparenza, la famosa chiarezza, la famosa tranquillità, non vedo dove sono. Palazzo del Pincio dice che questa somma è un anticipo sulla ricapitalizzazione prevista per permettere l'attività della CSP, propedeutica all'attività. Ma se questa CSP non può partire, a che titolo anticipate? Ma soprattutto, ma chi va a chiesto?
Per prendere una farmacia che ancora manco c'è nei piani programmatici delle farmacie, cioè stiamo ai confini della realtà. E poi quando voi mandate lì delle persone, cioè queste come vengono pagati? Da chi vengono pagati? Se la CSP è ancora una scatola vuota? Di questo ne parleremo in settimana prossima con una nostra inchiesta. Buonanotte.